momento storico nel Parlamento italiano. Per la prima volta dei parlamentari salgono sul tetto per protestare questo stupro all'articolo 138 della Costituzione. Tuttavia, i mass media di regime sono, diciamo, comandati da una schiera di tecnici che si fregiano di un linguaggio tecnicistico poco comprensibile alla massa. Ebbene, come spiegheresti tu alla casalinga o al panettiere che cos'è l'articolo 138, che non lo diranno mai in televisione al popolo, perché vogliono un popolo che non sappia? Che cosa vogliono fare di questo articolo? Ti rispondo e ti ringrazio intanto per la domanda e cercherò di spiegarlo proprio come si può spiegare, ma non a una persona che non capisce, che è ignorante, ma a una persona qualsiasi, perché lo stesso io prima di arrivare là dentro non ero a conoscenza come sono ora dell'articolo 138. Io lo spiego semplice: la casalinga sta in un condominio. Il condominio fa una regola, stabilisce un regolamento per tutti i condomini e dice che questo regolamento si modifica con l'articolo 138 del regolamento del condominio, giusto? Allora, domani si alza una maggioranza di inquilini e decidono di cambiare il regolamento del condominio senza utilizzare l'articolo che prevede come si cambia il regolamento. Questo in poche parole, per spiegarlo a una casalinga, credo sia il modo migliore, proprio con le proprie esperienze. Questo è quello che stanno facendo, non stanno rispettando la Costituzione e ci hanno punito 5 giorni a noi deputati della Repubblica Italiana per il non rispetto del regolamento della Camera. Attenzione, Costituzione fonte primaria, regolamento fonte secondaria. Quindi si indignano per il non rispetto di una fonte secondaria e non per il rispetto della fonte primaria.